Grande successo per il corso di iconografia conclusosi sabato con la benedizione delle icone realizzate durante le lezioni tenutesi al monastero delle Carmelitane. Soddisfatti gli organizzatori, gli allievi e Sor Anastasia, la madre superiore del convento. È stata un'esperienza molto bella che come scuola di formazione teologica di Ravenna abbiamo voluto proporre ai ravennati e non solo, tanto che abbiamo corsisti che vengono anche da fuori diocesi, anche da altre parti oltre che Ravenna. Credo sia stata un'esperienza molto bella, nel senso che abbiamo indagato non soltanto una tecnica, non abbiamo soltanto fatto riflessioni legate alla storia dell'arte, ma ci siamo proprio concentrati sul senso profondo che l'icona rappresenta, questo legame antico tra Oriente e Occidente, un'arte questa propriamente liturgica che entra nel vivo della fede cristiana, del suo mistero, del mistero di Cristo. Il laboratorio ha portato tutti gli studenti a realizzare un'icona del Cristo. Ecco, accostarsi a questa immagine è stato anche un percorso profondo di interiorità, di fede, di conoscenza proprio del mistero di Cristo. Per questo è una proposta della scuola di formazione teologica, è proprio una formazione questa del laboratorio di iconografia, una formazione all'esperienza della fede, alla conoscenza della fede cristiana. L'aula, chiamiamola così, in cui si sono tenute queste lezioni di iconografia è sicuramente un luogo molto particolare di Ravenna, cioè il monastero delle Carmelitane. Sì, le monache carmelitane hanno accolto questa collaborazione e per noi è stata un'esperienza davvero molto bella, molto profonda, di grande comunione. Con il professor Pellegrini e le lezioni si sono svolte qui all'interno del loro monastero e con la suora Elisabetta, iconografa, che ha guidato il laboratorio insieme al professor Pellegrini e con l'accoglienza straordinaria di suora Anastasia, che davvero ci è venuta incontro insieme alla comunità per rendere possibile questa esperienza. Suora Anastasia, madre superiore del convento delle Carmelitane di via Guaccimanni, questo corso di iconografia si è svolto proprio all'interno della vostra struttura. Sì, è stata la prima volta per noi un'apertura nuova, un'apertura insolita, che però siamo riusciti a realizzare in maniera serena, in maniera che non ha disturbato assolutamente la vita delle sorelle, la nostra vita nel monastero, e quindi c'è stata proprio una sintonia. Abbiamo accompagnato quindi nella serenità il lavoro dei corsisti di sabato in sabato, aprendo il portone nei momenti in cui dovevano entrare. E per noi, insomma, questa apertura, soprattutto anche questa collaborazione con la scuola di teologica della diocesi, è stato un dono, è un'opportunità proprio di collaborazione. Abbiamo potuto, dopo tanti anni di lavoro delle icone qui all'interno del monastero, condividere questo dono, quindi offrire la possibilità ad altre persone di conoscere quest'arte sacra e quindi attraverso l'arte poi di venire in contatto con tutto il mondo spirituale che sta dentro al mondo delle icone. Quindi per noi è stata un'esperienza molto bella, molto positiva ed è una gioia, insomma. E siamo pronte, se il Signore disporrà le cose, a continuare questo cammino insieme alla diocesi, insieme alle persone che si avvicinano al nostro monastero, proprio anche per percorrere questi percorsi spirituali che si mostrano anche in maniera nuova, in maniera diversa. Lei è una delle persone che hanno frequentato questo corso di iconografia, un corso sicuramente interessante anche per lei, che comunque non era un neofita. No, io dipingo icone, scrivo icone dall'81, però ho sempre questo desiderio di imparare, per cui frequento sempre dei corsi. Per me è un hobby, è una grande passione, per cui quando posso frequento comunque dei corsi, anche se ormai sono autonomo nella lavorazione delle opere, nelle decisioni da prendere, così. Però mi piace sempre frequentare perché sempre si impara, insomma. Qui a Ravenna un corso di questo tipo non c'era o c'è già stato in passato? No, proprio qui a Ravenna non era mai stato fatto ed è stata una bella idea, perché uno ha sempre dovuto spostarsi, mentre Ravenna, essendo così un polo bizantino incredibile, unico al mondo, merita di avere almeno una volta all'anno un corso di iconografia, a mio avviso, ecco.